Università degli Studi di Milano. Uno dei gioielli architettonici più affascinanti della città. Un luogo che parla della storia di Milano. Qui si insegnano le lettere e la filosofia. È proprio un mondo di profonda conoscenza. Un luogo dove emerge con chiarezza la luce dei concetti filosofici, accompagnati da parole piene di significato. Lettere antiche, lettere moderne, il diritto e la filosofia. Oggi noi parleremo di filosofia. Lo faremo con il magnifico rettore, il professor Elio Franzini. Il professor Elio Franzini è anche docente di estetica, una delle cattedre più prestigiose di questo luogo di cultura. Buongiorno professore, grazie innanzitutto di averci ricevuto nel suo studio. Volevo iniziare con una domanda relativa un po' alla situazione nazionale. Dirigere una comunità accademica è sicuramente un compito complesso. Lei come vede attualmente la situazione universitaria italiana? Secondo lei ci sono dei miglioramenti da implementare? E quali sarebbero? Beh, grazie in primo luogo a voi per questo incontro. Ma guardi, la situazione universitaria italiana è una situazione indubitabilmente complessa. Usciamo da una pandemia, abbiamo dei costi maggiori dal punto di vista energetico, come tutti, ma che ovviamente in una grande comunità si sentono in modo particolare. Faccio un esempio, noi spendiamo circa 10-12 milioni in più quest'anno rispetto allo scorso anno, che non sono facili da trovare all'interno del bilancio. Detto ciò, però, devo dire che la situazione della ricerca italiana è una situazione molto, molto buona e quindi di questo ne risente favorevolmente l'università. Spendo una piccola parola per la mia università, sì, che si trova naturalmente quest'anno ai vertici della classifica della valutazione scientifica e al maggior numero in Italia di dipartimenti di eccellenza, il che insomma ci ha riempito di soddisfazione. Ovviamente. Chiaramente. All'interno però di una situazione universitaria che sicuramente ha usufruito, grazie direi in primo luogo ai due ministri che si sono succeduti, che erano ministri tecnici, cioè il professor Manfredi e la professoressa Messa, ha usufruito di una forte iniezione di energie, sì, per poter assumere nuovo personale, sia tecnico amministrativo sia di... E questo sicuramente, professore, ha agevolato il conseguimento di questi risultati? Questo sicuramente ha agevolato il conseguimento di questi risultati, ha agevolato anche l'ingresso di molti giovani all'interno della docenza, perché noi abbiamo in realtà in 4-5 anni molto ringiovanito l'età della nostra docenza. Quindi direi che il primo obiettivo è stato raggiunto, però va consolidato. Cioè il primo obiettivo è stato raggiunto, va consolidato e quindi bisogna fare in modo che queste risorse, che sono previste fino al 25-26, anche in virtù del PNRR, non cadano, ma siano, se non altro, confermate e magari anche rinnovate dopo il 25-26. Cose da fare però ce ne sono moltissime. Bene. Cose da fare ce ne sono moltissime, credo che noi si debba migliorare nei servizi per gli studenti, nel diritto allo studio, che secondo me è il grande problema italiano, quindi nella residenzialità. Si debba sicuramente mantenere un livello di ricerca scientifica alto e costante. In questo mondo caratterizzato da una connessione continua, il ruolo del docente viene un po' svuotato. Quali sono, secondo lei, gli strumenti affinché il docente rimanga
un attivatore di energia e quindi stimoli la conoscenza. Ci sono degli accorgimenti concreti che possono superare lo status quo attuale? E questa domanda è centrale. Questa domanda è centrale perché se me la faceva 3 anni fa avrebbe avuto una risposta completamente diversa. Noi ci siamo trovati nel marzo del 2020 a passare da un insegnamento che era tradizionale, cioè era emotivamente di scambio in presenza continuo con gli studenti, ci siamo trovati ad affrontare una situazione in pochi giorni completamente diversa di didattica a distanza, prima sincrona, poi sincrona, ma pur sempre a distanza. Abbiamo continuato così per il 20, de facto per tutto il 21 e anche oggettivamente per parte del 22. Quindi sono stati una generazione che praticamente non ha mai seguito lezioni in presenza, cioè come abbiamo laureato delle persone a laurea triennale che hanno seguito in presenza completa un semestre su 6. Ecco, incredibile. Questo ha fatto sì che noi dovessimo ripensare anche, perché gli studenti, molti studenti, hanno dato grande prova di preferire la didattica a distanza o addirittura di richiederla ancora. Noi abbiamo abbastanza resistito e siamo tornati integralmente in presenza a tutte le università italiane, ma proprio per sottolineare quello che ha detto lei, che le lezioni devono avere una componente emotiva, una componente proprio direi quasi corporea, magari non tutte allo stesso modo, ma è chiaro che nell'ambito delle facoltà cosiddette umanistiche questo è essenziale, fondamentale. Io faccio sempre un esempio banale, che è quello che io quando spiego lo schematismo trascendentale di Kant, sì, che è una delle cose più difficili che vi sia sulla faccia della Terra, in filosofia ho bisogno di vedere la reazione, ho bisogno di guardarli negli occhi, ho bisogno di capire quello che capiscono. Come dicono gli inglesi, ha bisogno della chemistry. Esattamente, ho bisogno della chemistry, esattamente. Ho bisogno proprio di iniziare un rapporto chimico con gli studenti. Adesso però è chiaro che bisogna anche ipotizzare qualcosa di nuovo. Bisogna ipotizzare delle forme di didattica mista, delle forme di didattica interconnessa che possono anche sviluppare delle realtà nuove dove non si perde la chemistry, cioè dove non si perda questa energia di domanda risposta e che permetta anche l'avvicinamento agli studi universitari di fasce della popolazione che non sempre possono adesso accedere. Pensi che il caso ha voluto che noi fossimo in tavolo sindacale per parlare proprio del lavoro a distanza pochi giorni prima che scoppiasse la pandemia e ci siamo trovati immediatamente ad applicare quella che sembrava una cosa sperimentale, un'ipotesi ancora da discutere, ad applicarla per forza, in toto per necessità. Comunque è evidente che quella è stata una esperienza epocale perché lo studente sempre connesso era connesso anche a lezione e si è verificato un fenomeno interessantissimo. Il primo anno tenevano tutti accesa la telecamera, sì, gli studenti, il secondo anno non l'accendeva quasi più nessuno, si faceva lezione dei tondini neri, noi usiamo Teams, e dei tondini neri che non apparivano di fronte ai nostri occhi, a volte non l'accendevano neppure quando facevano domanda. Ecco, questa smaterializzazione non va bene. Proprio per nulla. A parte il fatto che il tempo di 2 ore di lezione fatte in presenza non è il tempo di 2 ore di lezione fatte a distanza, senza avere la chimica non si può capire assolutamente. Cambiano i connotati. Forse il grande principe De Curtis in arte Totò diceva che è la somma che fa il totale. Sicuramente, io fra l'altro considero principe De Curtis Totò uno dei più grandi filosofi italiani del Novecento. Da questo punto di vista siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda. Perché è veramente straordinario in alcune sue... dell'affermazione siamo uomini o caporali c'è tutta una filosofia di vita. Sì, c'è un impegno quotidiano nel fare bene le cose. Con etica, con rispetto degli altri e soprattutto in armonia con se stessi e con i propri valori. Sicuramente. Professore, lei quotidianamente si paragona con i giovani. Conosce i loro sogni, le loro speranze, ne assapora i loro entusiasmi, ma alcune volte anche le loro disillusioni e i loro tormenti. I giovani sono una realtà in movimento, sono una realtà in profondo mutamento
che sta diventando sempre, sempre più veloce. Tucidide diceva che una generazione durava 25 anni, in una bellissima conferenza tenuta qui 40 anni fa, Arnaldo Momigliano diceva che ormai erano 9, adesso secondo me non superiamo i 3-4, cioè proprio i mutamenti. Sono più veloci i mutamenti? Sono più veloci, i mutamenti sono più veloci, ma le faccio un esempio di queste vie, pratico. Di Feste del Perdono, pratico. Questa era una zona che prima della pandemia alle 7:30 chiudeva, praticamente non c'era un bar aperto, adesso è diventata una delle zone principali dello spritz milanese. Gli studenti sono, mi verrebbe da dire, in questi ultimi 10 anni leggermente meno connessi. Ovvero quando qualche anno fa a lezione era difficile tenerli lontani dal cellulare per più di 5-6 minuti e non sto scherzando, cioè l'occhio andava sul cellulare. Adesso mi sembra che sia una generazione che dove la connessione, il social sia leggermente meno importante. Fermo restando che... Quindi è un'evoluzione positiva. Quindi è un'evoluzione, un'evoluzione, non esageriamo, leggermente positiva. Però vedo anche quando, le faccio un altro esempio dell'altro giorno, quando aspettano di fare l'esame, hanno un rapporto col cellulare, ce l'ho molto più nevrotico io di loro col cellulare. Quindi secondo me c'è un ritorno a determinati ambiti di valori. E anche i social sono sì utilizzati, sicuramente come dice lei, hanno creato anche delle nuove modalità di scrittura, modalità di scrittura per cui lo studente non riesce più a scrivere molto, ha una sintassi estremamente ridotta, cioè c'è stato sicuramente un decadimento cognitivo, le tesi sono più corte, hanno una maggiore tendenza alla sintesi, quindi il cellulare e la messaggistica e i social non hanno favorito... Hanno influenzato questo? Sicuramente hanno influenzato proprio i linguaggi della scrittura e della comunicazione. È come se quest'orgia di rete del periodo pandemico abbia un po' anche stancato gli studenti. Cioè io li guardavo l'altro giorno in senato accademico, non ce n'era uno che guardasse il cellulare. Ottimo, erano molto attenti. Una splendida visione dalla sua. Sì, era quasi guardare un'opera d'arte. Sì, era impressionante. Professore, lei è docente di estetica. Sicuramente una delle cattedre più prestigiose di questa università. E la sua importanza è paragonata all'esame di anatomia in medicina e all'esame di diritto privato in giurisprudenza. Secondo lei, perché tutta questa importanza per i giovani che incominciano ad approcciarsi agli studi filosofici? Forse perché è una disciplina dove l'ampio spettro di significati, di possibilità che va dall'arte al bello, alla sensibilità, al corpo, desta particolare attenzione. Qui estetica l'hanno insegnata a grandi nomi come Dino Formaggio, poi c'è stato Zecchi e prima ancora, però il primo che ha insegnato estetica, no, c'è stato Adelchi Baratono, cioè nomi di grande respiro, ma c'era Antonio Banfi, che è poi un po' il capostipite di questa università, che insegnava sia storia della filosofia sia estetica, e diceva sempre che l'estetica per lui era la libertà dello spirito. Ecco, bellissima definizione. Il suo ultimo libro si intitola Filosofia per il presente. Lei più volte ha sottolineato l'importanza del tempo nella ricerca filosofica. Agostino affermava che il tempo può esistere solo nel presente, pur se lo divideva in tre forme: il presente del passato, quindi la memoria o il ricordare, il ricordo attraverso il cuore, il presente del presente, quello che viviamo, ed infine il presente del futuro, inteso come attendere, nel senso di tendere verso. Secondo lei, innanzitutto, è corretta questa divisione? Se non lo fosse, cos'è il tempo e qual è il tipo di ricerca che va effettuata nei suoi confronti? Guarda, qui la risposta sarebbe molto complessa, quindi tendo a semplificarla. Agostino ha sicuramente ragione, il tempo è
e l'atto immediato è il ritenere il passato e il protendersi verso il futuro. Il tempo sicuramente è questa freccia, su questo Agostino ha visto bene, anche Husserl in realtà nel Novecento riprende questo ritmo agostiniano. D'altra parte questa è una descrizione del modo di funzionamento del tempo più che del tempo in sé, anche se Agostino naturalmente ci inseriva tematiche ontologiche e dunque teologiche. Però secondo me, e per questo dico che la risposta è veloce, il tempo è il problema della filosofia. Cioè non ci sono altri problemi centrali, altre dimensioni, cioè perché in realtà tutti i filosofi da Platone sino ai giorni nostri, o almeno i filosofi che ritengono che la filosofia abbia ancora dei contenuti metafisici e non sia soltanto descrizione dei fatti e dei linguaggi, ecco, tutti i filosofi hanno cercato di capire che cosa fosse il tempo, senza naturalmente, per fortuna, dare una definizione definitiva ed assoluta di ciò che è il tempo. Però se pensa a Kant, per Kant il problema dello schematismo trascendentale cui accennavo è il problema del tempo, il problema della storia è il problema del tempo. Quindi il tempo è proprio il nucleo intorno al quale la filosofia si interroga per capire la realtà delle cose, la realtà del mondo, la realtà dell'esperienza. Quindi avevano ragione i latini quando dicevano, parlando di storia e quindi anche di tempo, historia magistra vitae? Storia è magistra vitae, la storia è mater et magistra, lo dico assolutamente sempre, perché poi esiste appunto nel tempo un tempo diacronico, cioè un tempo che si stende nella storia, ma anche un tempo sincronico, che è il tempo che ciascuno di noi vive nel proprio andare verso l'esistente, nella propria esistenza. Quindi insomma il tempo è proprio questa dimensione esterna e interna al tempo stesso, senza che si possa dividerla, perché noi nel nostro tempo sincronico siamo al tempo stesso anche nella storia, che ci piaccia, esatto, che ci piaccia o meno. Professore, ritornando al suo libro, l'incipit della sua ultima fatica letteraria è che la filosofia aspira all'eternità e ha come fine la verità. L'approccio alla filosofia dovrebbe essere simile a quella di un bambino per poter cogliere e comprendere istintivamente l'intelligenza e la creatività degli altri, con animo puro e senza filtri, oppure sarebbe auspicabile una meticolosa analisi e un lavoro certosino delle fonti? Quali dei due atteggiamenti c'entra l'obiettivo della verità e della conoscenza che lei ha giustamente sottolineato nell'incipit del suo libro? Beh, bella domanda. Io non vorrei dare un colpo al cerchio e non alla botte, direi comunque entrambe, non per essere, come si diceva un tempo, democristiani, cioè per dar ragione per cercare di avere il quadro, meditas in re. Esattamente, no, ma perché effettivamente la filosofia, essendo una disciplina storica, ha bisogno anche di una storia, di un'analisi delle fonti, di un'analisi testuale. Però, senza voler essere cattivo nei confronti di storici della filosofia, è chiaro che questa è una disciplina storica, è una disciplina di cui noi tutti abbiamo bisogno, Sì. Di cui noi tutti abbiamo bisogno, perché altrimenti non potremmo studiarla, non potremmo studiarla in modo corretto, non potremmo avere una corretta interpretazione dei testi, ci mancherebbe altro. Però, ecco, una volta fatta questa base cognitiva, questa base di conoscenza, cioè una volta che siamo consapevoli che la filosofia è una disciplina storica e non può fare a meno della storia, cioè che appunto la filosofia ha una base diacronica, ecco, non possiamo ridurre la filosofia esclusivamente a questa base storico, analitica e certosina e filologica. E dobbiamo evidentemente cercare... Bisogna che emerga la parte umana. E deve emergere anche la parte che lei ha definito giustamente fanciullesca, cioè perché guai, qui in questo un fenomenologo come sono io ci gioca con grande piacere, ecco, lo sguardo del bambino è sempre un primo sguardo, no? È quello di una purezza assoluta e il fenomenologo deve recuperare questo sguardo, cioè deve essere in grado di guardare di nuovo.
Ovviamente la filosofia aspira all'eternità senza raggiungerla e aspira alla verità senza averne possesso. Interessante questa riflessione. Il che vuol dire però che abbiamo bisogno di guardare sempre di nuovo la realtà e la verità delle cose. Una domanda di carattere personale. Quali sono le sue passioni e i suoi interessi fuori dai lunghi momenti lavorativi? E questa è come una domanda molto bella, molto interessante, perché mi verrebbe da dire che 4 anni fa, cioè prima di essere eletto, avrei dato una risposta diversa, nel senso che all'epoca potevo dedicarmi maggiormente alla filosofia, dunque potevo lasciare più tempo ai viaggi, alle mostre d'arte, cioè alle mie passioni principali, quindi potevo, diciamo così, anche lasciare un po' più tempo al Milan, che è una delle passioni. Ah. Che è una delle passioni. Finalmente troviamo un punto di disaccordo. Questo mi sorprende. Io ero convinto che lei fosse interista. Invece sono come Peppino, quell'avvocato Peppino Fresco, milanista mai. L'Italia, come sa, professore, è uno di quei paesi dove l'alimentazione e la gastronomia sono fondamentali. Ci dice cortesemente qual è il suo piatto preferito? Sì, allora ne ho due che sono piatti tipicamente italiani, che sono il vitello tonnato e gnocchi alla romana. Io ho opposti? Uno piemontese, Sabaudo, sì. E l'altro, però io direi che sono abbastanza uno che mangia con piacere, detesto solo le cose crude, ecco, le cose crude non le sopporto. Questo ci riavvicina. Ecco, le cose crude proprio non le sopporto, a volte neanche vederle, che sia la carne cruda, che sia il pesce crudo, tutto quanto non lo sopporto, ma non amo follemente la carne, però mi piace molto anche il pesce. Io ho un quarto ligure, per cui ho questa dimensione. Mia nonna paterna era ligure e tutto il resto è milanese. Sicuramente amerà il cinema. Sì. Prima abbiamo citato Il Principe De Curtis. Mi dice in ordine decrescente i 3 film che hanno caratterizzato la sua vita e anche la parte, diciamo, emozionale che ne è scaturita. Cioè, quelli più importanti, per lei, personalmente. Cominciando, allora, io direi che adesso sarò molto banale, perché poi adesso dovrei pensarci più a lungo, però le dico i primi 3 che mi vengono. Istintivamente. Differentemente, con valore differente dal punto di vista filmico. Beh, direi che uno dei principali è e rimane Casablanca, che è stato il mio approccio al cinema, cioè una delle prime cose che vedo, che rivedo. Poi io continuo a pensare Brasil come uno dei film più belli, più affascinanti che abbia mai potuto vedere. Sul terzo ho qualche difficoltà, però non riesco a sfuggire al fascino di Ridley Scott, cioè gira Ridley Scott, quindi dovendo scegliere nella sua produzione un film, direi Blade Runner, perché amo la fantascienza, però mi piace proprio il suo modo di tenere il film, di tenere la camera, i suoi rallenti, mi piace moltissimo. E il neorealismo italiano? Il neorealismo italiano, ecco. Meglio Rossellini o meglio De Sica? Allora, io continuo ad avere... O Germi? Io continuo ad avere nel mio cuore Umberto D, ecco, Umberto D come parte finale di come Umberto un film. D. E un altro film che secondo me è stato straordinario è Roma città aperta, e da quel momento ho capito cosa sono 2 grandi attori, cioè Fabrizio e la Magnani. Ecco, Fabrizio e la Magnani lì sono rappresentazione da piangere, proprio la capacità espressiva di quei volti è credo straordinaria. Amo molto anche il teatro, e forse perché mi ha formato, credo che le emozioni che mi ha dato le stagioni del Piccolo di Strehler non me le darà più nessuno. Quando c'era Carraro nella Tempesta, che alla fine spezzava la bacchetta e veniva giù il teatro, ecco, credo che quella sia stata una delle emozioni più forti, perché ero lirico e non me l'aspettavo. E fu veramente un momento straordinario. Professore, allora, grazie ancora del suo tempo, di averci dedicato anche veramente delle riflessioni importanti, e spero di incontrarla per qualche altro avvenimento della nostra Milano.
senza dubbio, e vi ringrazio molto per questa bella e, se posso, divertente intervista. Grazie ancora a lei. Grazie. Arrivederci. A voi. Grazie.